Signori, buonasera e benvenuti in questo nuovo recap di Serie A di questa 23esima giornata di campionato. Ma non è l'unica giornata di cui parleremo oggi, infatti nella giornata di martedì 5 c'è stato anche il recupero della partita tra Lazio e Verona terminata 0-0. Ma cominciamo. La 23esima giornata inizia con la sconfitta della Roma in casa col Bologna. Bologna che si porta in vantaggio di di un gol con Orsolini, che approfitta di un errore difensivo e la butta dentro per l'1-0. Poi la Roma pareggia con un autogol di Dingsville. Bologna si riporta in vantaggio con Barrow, che poi fa anche il 3-1. C'è un Barrow molto scatenato domenica, cioè sabato. E poi fa il 3-2 Mkhitaryan su un colpo di testa su assist di non mi ricordo in questo momento chi. Poi c'è stata anche l'espulsione di Cristante. La sua assist di Cristante, mi sembra. Poi c'è stata la rimonta dell'Atalanta in casa contro la a Firenze contro la Fiorentina. Fiorentina che si porta in vantaggio con un gran gol da parte di Federico Chiesa, dove Gollini non può arrivarci. Ma Atalanta che pareggia con Zapata, cioè con un tiro molto angolato, molto. Non dico un gol bello, ma comunque un gol molto importante per il pareggio. E poi pareggia Ruslan Malinovskyi con un gol da fuori area per il 2-1. Giustamente, l'unico che mi ha fatto gol dopo Ronaldo ce l'ho in panchina al Fantacalcio, come penultimo panchinaro. Grazie, Atalanta. Abbiamo la nuova sconfitta del Toro. Nonostante abbia cambiato l'allenatore, ora è diventato Longo. Il Toro perde in casa con la Sampdoria per 3-1. Toro che comunque si porta in vantaggio con il primo gol, penso, in maglia di granata per Simone Verdi. Un gol abbastanza sfortunato perché Verdi colpisce male, ma la palla prende un giro che va in porta. Ma poi è solo Sampdoria con la doppietta di Ramirez. Il primo gol lo fa su punizione, un gol molto bello su punizione. Fa il 2-1 sempre Ramirez, appunto come ho detto sempre Ramirez. Poi fa il 3-1 Quagliarella su rigore dopo l'espulsione di Izzo per un fallo da ultimo uomo. Arrivata anche la sconfitta dell'Alta di Torino, ovvero la Juve, in casa col Verona. Una squadra molto tosta, molto. Verona, Juve che si porta in vantaggio ormai col solito CR7 che fa 10 gol nelle ultime 9. Un qualcosa di devastante. Un gran gol con Bentancur che fa un assist praticamente assurdo. Fa un grandissimo lancio, CR7 corre, dribbla il Ramanico nel doppio passo e la butta alle spalle di Silvestri. Ma poi nel secondo tempo c'è solo, quasi solo, più Verona. Con l'1-1 di Borini, che approfitta di un errore di Pjanic. Poi Verona che vince grazie a un fallo da rigore che si poteva anche benissimo evitare di Bonucci e Pazzini va sul dischetto e non sbaglia per il 2-1 del Verona. Quindi Verona che continua a sorprendere in questo campionato. Spal Sassuolo. Spal che si porta in vantaggio con il primo gol da quando è ritornato alla Spal di Kevin Bonifazzi su un calcio d'angolo, un colpo di testa anche un po' fortunato. Pareggia su rigore Ciccio Caputo. Poi al 90esimo Jérémy Boga fa un altro gol. Anche questo molto importante, un colpo di testa fantastico. Meglio di quello di Bonifazzi. Brescia Udinese, Brescia con il nuovo allenatore, con un nuovo allenatore che è arrivato al posto di Corini. Brescia che si porta in vantaggio all'81esimo con
con... Scusate, in questo momento non mi ricordo. Con... Bisoli, primo gol con la maglia del Brescia per lui. E poi pareggia al 92esimo Rodrigo De Paul. Poi abbiamo la sconfitta anche del Napoli. Sembra che questo weekend sia abbastanza la giornata brutta per diciamo per le big. Napoli che perde addirittura con Lecce per 3-2. La scorsa settimana è toccata al Toro, questa settimana è toccata al Napoli. Lecce che si porta in vantaggio con la Padula, fa l'1-1, lo fa Milik. Il 2-1 sempre la Padula con un gol c'è un gol importante per il 2-1. Poi fa il 3-1 Mancosu con una punizione veramente formidabile. 3-1. Arriva il gol del 3-2 con Calejón in mezza rovesciata al 90esimo. Poi c'è stata Genoa-Cagliari col Genoa che vince 1-0 con un tiro cross di Pandev, cioè Pandev crossa ma nessuno la prende. Fortunatamente va in porta e Pandev segna il gol dell'1-0. E ricordiamo nella partita del Napoli un rigore non dato al Napoli per un fallo su Milik. Lazio che vince 1-0 con il gol di Felipe Caicedo. È bastato appunto solo il gol di Felipe Caicedo. Ricordiamo a meno 1 dalla Juve in concomitanza dell'Inter che è appena finito il derby di Milano tra Inter e Milan. Milan che si porta in vantaggio con Ante Rebic che fa il suo quarto gol in campionato. Su assist di Zlatan Ibrahimovic, che fa anche gol al 45esimo, fa il gol del 2-0. Ma nel secondo tempo l'Inter in meno di 2 minuti riesce a recuperare. Prima con Brozovic, un gol al volo, poi con Vecino, poi su un corner arriva il gol del 3-2 di Stefan De Vrij. Arriva il 4-2 definitivo al 93esimo con Lukaku. Quindi per questa giornata di Serie A è tutto. Ci vediamo sabato 15, ovvero sabato prossimo, con la 24esima giornata, dove troviamo una partita importante come Lazio-Inter e vabbè, la Juve si sfida con il Brescia. Quindi qui da questa giornata di campionato è tutto. E non so se fare un video anche sugli altri sulla Premier uscirà quando uscirà. Non so se la Premier è già uscita. Comunque, questa giornata di campionato è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Bella!